Ben ritrovati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. A Comiso l'amministrazione comunale ha avviato una concertazione con le associazioni di categoria per discutere del nuovo regolamento che riguarda i chioschi. Vediamo. Nuovo regolamento per i chioschi a Comiso per fermare abusivismo e dare la possibilità di avviare nuove imprese. È stata avviata la concertazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria in merito all'adozione del regolamento di chioschi e autonegozi che a breve sarà sottoposto all'attenzione della giunta municipale e successivamente al consiglio comunale. A questo scopo l'assessore all'attività produttiva Sandra Sanfilippo ha incontrato i rappresentanti delle categorie presso la sede dell'assessorato. L'obiettivo dell'amministrazione Spataro, ha commentato l'assessore Sanfilippo, è quello di portare a compimento un iter già avviato in passato ma senza esito per poter dare risposte concrete a quanti intendono avviare nuove attività commerciali e arginare il fenomeno dell'abusivismo in costante aumento. E sabato sera è atterrato, scusate, all'aeroporto di Comiso Salvatore Adamo. L'artista nato nella cittadina casmenea è arrivato con a seguito una troupe belga per girare un documentario sulla sua vita. Tantissima la gente è arrivata per accogliere il cantante e il servizio. È stata una folla numerosa quella che sabato sera ha accolto Salvatore Adamo all'aeroporto di Comiso. Il cantante è atterrato con a seguito una troupe belga che sta girando un documentario sulla sua vita. Visibilmente emozionato, Adamo ha raccontato di quando fu costretto a lasciare Comiso per trasferirsi in Belgio a seguito del padre. L'artista comisano, autore di successi come La Notte, ha dichiarato adesso di vivere come un sogno il fatto di poter finalmente atterrare nella sua città natale. Ho toccato la terra natale con l'aereo e... è stata una grandissima emozione, perché è un sogno fare un volo Bruxelles Sud Comiso, ne parleremo più tardi, ma è veramente irreale per me. Sono molto molto commosso, spero che la voce tornerà. Grazie. Il sindaco Filippo Spataro ha accolto l'illustre conterraneo al suo arrivo. Il primo cittadino comisano si è dichiarato anche lui emozionato per un artista che conosceva di fama e che fa parte della storia della musica italiana, considerando il numero di dischi che è riuscito a vendere nella sua carriera. C'è emozione, c'è orgoglio, c'è un mix di sentimenti, insomma, che ci sta veramente lasciando di stucco. Soprattutto me, io lo conosco di fama per averlo ascoltato, una personalità così importante che, come dire, atterra nella sua, nella nostra città natale. E poi basta vedere qual è l'accoglienza che gli si riserva per capire, insomma, che stiamo parlando di una delle personalità dal punto di vista canoro più importanti d'Europa e forse nel mondo. Al termine della conferenza il sindaco ha consegnato ad Adamo una targa in onore dei suoi 70 anni d'età e dei suoi 50 anni di carriera. Salvatore Adamo ha quindi salutato la gente che era lì per lui e ha lasciato la sala dopo aver dichiarato di sperare di ritornare per un concerto. E stamattina presso l'Istituto d'Arte di Comiso si è tenuta una conferenza in occasione della Giornata Mondiale dello Studente. Giornata dedicata ai diritti dello studente. Questa mattina l'Istituto d'Arte di Comiso Salvatore Fiume ha organizzato una conferenza in occasione della Giornata Mondiale dello Studente. Relatore Giulio Pitroso e il nostro Salvo Vassallo. L'intento è ricordare la memoria di tutti gli studenti che nel 1939 persero la vita durante una manifestazione tenutasi a Praga e volta a rivendicare il diritto allo studio e il diritto di espressione degli studenti. Uno studente venne colpito da un'arma da fuoco e perse la vita. Il giorno del funerale, durante il corteo, migliaia di studenti trasformarono l'evento in una manifestazione antinazista. Questo portò le autorità naziste a prendere contromisure drastiche. Tutti gli istituti di istruzione superiore furono chiusi, 1200 studenti furono arrestati e deportati in campi di concentramento e il 17 novembre 9 fra studenti e professori furono giustiziati senza processo. Il 17 novembre fu dichiarato Giornata Mondiale dello Studente per la prima volta nel 1914. A Londra. Nel 1939, come ben sappiamo, diversi studenti sono stati uccisi attraverso in una manifestazione da nazisti. Da lì nasce questa giornata, quindi il 17 novembre viene commemorata questa giornata in quanto diritto agli studenti di poter parlare, di poter muoversi a livello appunto dei propri diritti. Anche noi appunto quest'anno, a differenza degli altri anni, ci siamo voluti muovere a differenza delle solite manifestazioni facendo appunto un excursus che vada dal 1939
1939 ad oggi. Attraverso delle conferenze, attraverso questo excursus, cerchiamo di in un certo senso far entrare nella testa e nel cuore dei ragazzi quello che in effetti fa parte della nostra storia, della nostra scuola, nella nostra realtà. E passiamo adesso allo sport. Domenica da dimenticare per il Ragusa, che esce sconfitto per 6-1 dalla gara contro il Savoia. In eccellenza pareggi senza reti per Modica e vittoria. Bene invece il Comiso in promozione contro l'Aragona. Un punto per il Real Biscari, scusate, nello scontro salvezza contro l'Atletico Gela. Niente da fare per il Ragusa in casa del Savoia. La capolista si è dimostrata troppo forte per i ragazzi di Utro. È finita 6-1 per i padroni di casa. Dopo l'iniziale vantaggio di Alma per gli azzurri, i campani hanno prima pareggiato con Stendardo e poi sono passati in vantaggio con una doppietta di Meloni. Al 35esimo c'è pensato Scarpa a portare le due squadre al riposo con il risultato di 4-1. Nella ripresa prima sempre Meloni e poi Stendardo hanno siglato il definitivo 6-1. In eccellenza pari senza reti per il Vittoria nell'anticipo di sabato contro il San Gregorio. I biancorossi possono recriminare per non essere riusciti a concretizzare almeno 3 occasioni limpide da rete. Adesso domenica arriva il Modica e i ragazzi dell'Acqua non vogliono perdere l'occasione di battere i cugini per distaccarli in classifica. Proprio la squadra di Sepi Catania è stata protagonista anche lei di un pareggio a reti bianche nella gara interna contro il Mister Bianco. Un risultato giusto che ha rispecchiato l'andamento della partita. Meglio gli ospiti nel primo tempo, più pericoloso il Modica nella ripresa. A tenere banca è sempre la vicenda del passaggio di società. Kunter adesso si è dichiarato disponibile a pagare i debiti accumulati e poi passare le mani a un nuovo gruppo, che dovrebbe così portare a termine il campionato. I giocatori aspettano notizie, nel frattempo hanno deciso di astenersi da qualsiasi impegno fino a che le cose non saranno risolte. In promozione buone notizie per il Comiso. I ragazzi di Lucente hanno battuto in casa per 3-2 l'Aragona. I Verde Arancio, dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti, trovano il pareggio al quarto d'ora con un gol di Sant'Angelo e al 28esimo passano in vantaggio con Consalvo. Nella ripresa però gli ospiti pareggiano i conti, ci pensa allora Leomiso. Pareggio esterno invece per il Biscari nella sfida salvezza contro l'Atletico Gela. La gara finisce per 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 15esimo, ma i ragazzi di Monachelli non mollano e nonostante l'assenza di Rizzo, che in avanti ha pesato parecchio, al 93esimo, grazie a un autogol, pareggiano i conti. E vi ricordo l'appuntamento con 15 minuti con ospite di oggi la dottoressa in psicologia Maria Ingui, con la quale abbiamo parlato di uno sportello ascolto che è stato attivato a Comiso. La puntata andrà in onda alle 15.20, 17.40 e 20.50. E oggi, subito dopo il nostro telegiornale, andrà in onda uno speciale realizzato dalla nostra redazione dedicato alla 47esima edizione della campionaria nazionale organizzata dalla Fiera Emaia a Vittoria. Lo speciale sarà replicato anche domani, sempre dopo l'edizione del TG delle ore 14. Anche questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento. A domani.